C'è il Palazzo Chigi che sembra essere restiato a organizzare degli eventi per la commemorazione della morte, del centenario della morte di Giacomo Matteotti. È stata votata la legge Segre, 700.000 euro sono stati stanziati, ma non arrivano iniziative e sembra che per il 10 giugno non si farà nulla. Ma no, immaginiamoci se non ricordiamo, voglio dire, il delitto Matteotti. Il delitto Matteotti va ricordato, va raccontato in tutte le scuole, in tutti i luoghi pubblici e quindi sicuramente Chigi e il governo e la nostra maggioranza lo farà così come è doveroso fare. La centrale c'è stata fatta anche, credo, una legge dal Parlamento per celebrare una delle vicende più vergognose della storia italiana, l'uccisione di Matteotti. Quindi non credo che il governo sia inerte, leggerò l'articolo della stampa e se c'è da dare qualche buon consiglio lo daremo, ma non credo che il governo sia inerte rispetto a una vicenda che rappresenta uno dei picchi di orrore della vita Però ad italiana. oggi sembra che non ci siano iniziative per Non lo so, commemorare questo la io morte. penso che ci saranno assolutamente, quindi immagino che ci sia. Non sono a Palazzo Chigi, però secondo me 100 anni di Matteotti dovrebbe essere ricordato assolutamente. Io credo che sarebbe, come dire, un grande torto alla memoria non solo di Matteotti, ma alla memoria di tutto il paese. Temo che però sia esattamente coerente a quanto abbiamo detto fino adesso, cioè che fanno fatica appunto a fare i conti con la nostra storia e quindi non riconoscono neanche quelli che sono i padri fondatori di questo paese. Perché non Signore, io sto parlando con i giornalisti. Noi festeggiamo festeggiare? anche il 25 aprile, che è una data importante. Sì, Ci sono certo. altri giornalisti, certo, è importantissimo. Mio nonno è morto sotto il Sono bombardamento d'accordo con di... lei, sto rispondendo ai giornalisti, Ho lei ha capito, tutte le ragioni e risponde. noi Io siamo d'accordo. sono un italiano, 76 anni. Posso rispondere ai Sì, giornalisti? devo Sì, anche rispondere, poi certo, può lei ha rispondere. ragione e rispetto il suo sentimento, però rispetti anche. Siamo alle porte del 25 aprile e sembrerebbe che il governo sia in difficoltà a definirsi antifascista. Noi siamo antifascisti perché siamo contro la dittatura, il partito unico e tutto quello che ciò comporta. Nel frattempo siamo anche contro il nazismo, il comunismo, lo stalinismo, tutte le dottrine e le, diciamo, ideologie totalitarie. Vediamo che alcuni fanno fatica a definirsi anticomunisti. Noi non abbiamo difficoltà a condannare il fascismo, il comunismo e tutte le dittature. Ma anch'io sono in difficoltà a definirmi antifascista quando me lo chiedono espressamente, perché è una roba da fariseo, come quando mi chiedevano se ero vaccinato. Cioè, come dire, gente che arriva col ditino puntato e dice dichiarati antifascista, no? E invece io penso che tanti di quelli che sono lì a chiedere professioni di antifascismo, se fossero stati all'epoca avrebbero accarezzato la loro tesserina verde del PNF, no? Perché sono di solito tutti conformisti. Noi non siamo solo antifascisti, perché si definisce antifascisti e basta, perché si è a favore di una dittatura di un altro tipo, come lo sono stati tanti antifascisti, è una cosa. Essere per la libertà, per i diritti e le garanzie e i principi incarnati nella Costituzione, questo è nella nostra azione, è nel nostro modo di pensare. E suggerirei alla sinistra di non enfatizzare troppo questo tema, perché secondo me, parlando solo e sempre di fascismo e antifascismo, di deriva autoritaria e fascista oggi, di voti non ne prendono. Cioè, anziché farla diventare la festa di tutti, della liberazione, anche un momento di festa civile di tutto il popolo italiano, tutte le volte strumentalizzazioni, polemiche, trabocchetti, trappoloni, tutte situazioni che servono solo ed esclusivamente per fare propaganda politica.